batterie. Forte, eh? Sì. Ammazza, non si apre. Il danno è notevole perché noi siamo stati sfortunati rispetto a Roberto, la barca si è alzata e tutti i danni li abbiamo riportati proprio perché la barca è caduta all'indietro e la nostra capsula ha dimostrato di essere resistente. Se vai a vederla sopra abbiamo solamente, noi abbiamo la doppia paratia, quindi non abbiamo riportato grossi danni, sono sincero, e questo depone su questa barca è costruita veramente forte. Qui vediamo la C47 di Fabio Bertolacci, dove domenica ha avuto un grande incidente e la stiamo rimettendo a nuovo. Oltre diciamo, a un problema diciamo, strutturale della barca, che abbiamo ricostruito lo specchio di poppa e il tunnel, e anche l'impiantistica e il montaggio del nuovo motore. Oggi abbiamo terminato la prova della C47 con molta soddisfazione e due parole adesso le spende qui Claudio Baglione, mio collaboratore e pilota della barca. No, la barca è andata benissimo, stiamo conoscendo questo nuovo motore e si vedrà il risultato poi che farà in gara adesso a Napoli, chiaro? Napoli. Da un po' di tempo che ci siamo affacciati un po' vicino all'offshore, visto che Nautica Schiano oggi è partecipe nella società e performance di Lecco, il quale ha rilevato la struttura del carissimo amico Marco De Vecchi, quale qualche mese fa ci ha lasciati. Quando non hai limite entre il bene e il mal, quando la gente viene resta in sus camas. La racing per me non è stata un business vero e proprio, ma è un qualcosa di essere una passione che comunque mi accompagna da una vita, da quando ho iniziato a stare nel mare, poi nella nautica. Allora, il mondo delle corse è un banco di esperienza unico, secondo me, per dar modo e per dare agio dei propri frutti, diciamo, venuti fuori dalle gare, e per riportarli poi su quello che è il diporto, per dare consigli comunque al cliente, come poter magari anche guidare in modo semplice un'imbarcazione, anche di questo genere, che non sono lente, anzi sono molto molto veloci. Quando il romantico vuole perdere. Io sono 6 mesi che non passo una domenica a casa, tra i saloni di Miami, i saloni in Italia e la corsa dietro al racing, io non passo una domenica a casa che sono 6 mesi. I miei figli sono qui con me, mi seguono, è una passione che mi nasce dall'età di 5-6 anni.
Io mi occupo principalmente della vendita della gestione delle imbarcazioni, mentre mio padre è responsabile alla vendita e alla distribuzione dei motori Mercury e Mercruise per Lazio, Campania e Calabria. La nautica a Napoli è forte, per me è la piazza più forte d'Italia. Per l'offshore, e non è un luogo comune, la gara di Napoli è come Monte Carlo per la Formula 1 automobilistica. Grande organizzazione, campo di gara bellissimo e molto impegnativo, Circolo Canottieri Napoli che organizza uno dei migliori dal punto di vista sportivo e più prestigiosi dal punto di vista sociale che ci capita di incontrare nei nostri campionati nazionali e internazionali. Bah, Napoli dal punto di vista dell'immagine ci aspettiamo chiaramente tanto, perché la nostra città è la sede della nostra azienda. Ci sono tanti amici che verranno a seguire la gara, quindi insomma sotto questo aspetto è anche un momento di soddisfazione per noi, perché chiaramente giochiamo in casa. E dal punto di vista sportivo non ci aspettiamo nulla, io ho detto semplicemente a Riccardo di fare quello che sa fare. Non corro il rischio di essere di parte, nel momento in cui dico che il campionato italiano di classe 3 e la classe in particolare italiana, la classe offshore 3000, è diventata forse la miglior categoria, la più spettacolare, e anche la migliore come rapporto costo, qualità, spettacolarità e divertimento per i piloti. Siamo un'azienda giovane, dinamica, abbiamo negli ultimi anni acquisito marchi importanti anche per la distribuzione di ricambi motore, ecco perché il connubio ora nasce con la motonautica, uno dei quali per esempio la Turning Point, un'azienda americana che produce eliche, anche da competizione. Quindi diciamo è un'azienda in piena espansione e nonostante il momento di crisi sta conoscendo un certo successo di vendita anche quest'anno. Il livello tecnico cresce ogni anno, il nostro campionato italiano è sicuramente all'altezza delle migliori prove internazionali, la riprova è che piloti di altre nazioni preferiscono disputare il campionato italiano che il loro campionato nazionale. Veniamo in Italia perché già è un posto bellissimo per noi. Poi ci troviamo gente bravissima, un'organizzazione sempre al massimo e un livello di competizione che è molto alto. E basta, non c'è più niente a dire. Ancora una volta la scelta operata dalla Federazione Italiana Motonautica di rendere obbligatorie le capsule di sicurezza ha avuto un'ulteriore conferma in questa manifestazione. Massimo Capoferri ha avuto un incidente molto brutto, se l'è cavata con pochi danni alla barca, ma soprattutto con nessun danno ai piloti, a lui e al suo compagno. Rivendichiamo il merito di questa scelta e continuiamo a chiedere alla Federazione Internazionale di modificare una politica dissennata quale è quella della Commissione Offshore Internazionale. Secondo me chi mette in discussione ancora la sicurezza delle capsule, perché secondo me, consentimi l'espressione, bisogna... I fatti, e non le chiacchiere, i fatti dimostrano che la Federazione Internazionale non è altrettanto attenta sul discorso della sicurezza, perché permettono lo svolgimento di gare internazionali senza l'ausilio dell'elicottero, perché l'elicottero è a terra, non si sa bene a far che cosa, usano dei percorsi molto più lunghi, quindi anche le barche di intervento hanno bisogno di gran tempo muovendosi sull'acqua. Per non stare poi a sottolineare anche lì il fatto che rendano ancora le capsule facoltative, ma lì è solamente una questione di regolamenti. Noi che conosciamo il mare sappiamo delle cose, ma c'è molta, ormai la nautica si è affacciata a tutti, tutti hanno voglia di avere una barca, però c'è il problema che molti non sanno che cosa significa poppa e prua, noi ce lo dobbiamo insegnare. Anche la WIM credo che piano piano si convincerà, perché la sicurezza è innanzitutto,
Noi oggi abbiamo fatto dei numeri che era a terra, l'ha visto sicuramente, perché quando sei lì non è che guardi più alla sicurezza, o la sicurezza viene imposta o noi ormai corriamo per vincere e quindi non badiamo a risparmiare né la barca né il rischio. Quindi se c'è una sicurezza dettata con una legge, dettata dall'alto, con delle regole che impongono la capsula, ben venga, perché sicuramente in Italia l'abbiamo dimostrato che è utile, e speriamo di dimostrarlo a livello internazionale con la WIM.